Vi ricordate tutti voi la Gremlin? Quella che ha fatto tantissimi titoli per i computer Amiga tra gli anni 80 e gli anni 90 e purtroppo è sparita? Beh, voglio farvi vedere un titolo che rilasciò proprio nel 1994 che non ebbe purtroppo il meritato successo. Si tratta di Venus the Flytrap. Allora, se devo raccontarvi la storia di questo gioco, ci fa capire che siamo in un mondo post-apocalittico, governato dai robot. La razza umana è proprio estinta e ovviamente il nostro piccolo insetto robotico deve ovviamente uccidere un'altra varietà di insetti che vogliono distruggere l'umanità. Cos'è la vendetta degli insetti giganti? Beh, dico solamente che secondo me è un'idea veramente azzeccata. Ma vediamo ovviamente la grafica come la tradizione. Allora, considerato il periodo in cui è uscito il gioco, nel 94, non era niente male, perché le ambientazioni, come vedete, sì, di post-apocalittico ci vedo veramente poco, sono soltanto molto colorate, molto ben ispirate. A vederle mi ricordano un pochettino quelle che ho visto in Flink per Mega CD e Mega Drive. Non so se ha lo stesso designer, ma devo dire che sono fatte veramente bene. Ben ispirate, molto colorate, è vero. Poi anche i personaggi, che sono soprattutto questi insetti, sono fatti veramente bene, animati bene, forse un pochettinello lenti, ma posso capirlo perché se ci cerca di riprodurli al massimo della fedeltà originale, va bene così. Non li vogliamo mica veloci e irreali nei movimenti, Insomma, graficamente il gioco ancora oggi si dimostra abbastanza fresco, nonostante non ci sia un effetto di profondità. Per l'audio posso dire che abbiamo gli effetti sonori che sono tanti, carini, da shooter, forse un pochettino crudi, ma lasciamo perdere. Musiche di sottofondo, riprodotte tutte quante su floppy disk, che sono carine da ascoltare, niente di eccezionale, ma gradevoli. Ed ecco la parte più importante della giocabilità. Sto Venus The Flytrap cos'è? Una sorta di gioco shooter d'azione a scorrimento orizzontale. Se pensavate fosse tutt'altro, sbagliate. Come funziona? Che voi guidate questo insetto robotico, che mi sembra un misto tra una cavalletta e una mosca, che deve semplicemente sparare a tutti gli insetti che gli capiteranno davanti. E come lo fa? Semplicemente raccogliendo, ogni volta che uccideremo gli avversari, dei potenziamenti, che sono soprattutto colpi migliori, oppure bombe o razzi anche, strano ma vero, e uccidere tutti questi insetti che ci stanno creando dei problemi, anche se devo dire che l'intelligenza artificiale
Non è mica una delle migliori, sono talmente stupidi ed è talmente basilare l'intelligenza artificiale che, insomma, non vi creerà tanti grattacapi, ma sicuramente il gioco saprà divertirvi, certo se amate tutto il genere, ok? E quindi vi consiglio, insomma, di dargli una possibilità. E tra l'altro, se volete finirlo, beh, tenete presente che non ci metterete poco, è bello lungo e più andrete avanti, più diventerà difficile, perché ho notato che ci sono spesso dei boss veramente stronzi e bastardissimi. Non dovete farlo mancare nella vostra collezione se adorate il genere. Ci vediamo domani!